Gli 007 del fisco stanno lustrando le lenti per guardare dentro i nostri risparmi. Entro il 2 marzo, infatti, banche, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle movimentazioni dei propri clienti nel 2013. Nel mirino conti correnti, depositi, fondi pensioni, derivati, carte di credito, acquisti d'oro e preziosi, accessi alle cassette di sicurezza. Dopo 3 mesi, entro il 29 maggio, sarà la volta dei dati relativi al 2014. Le informazioni si vanno ad aggiungere a quelle relative agli anni 2011 e 2012, già in possesso dell'agenzia, dando così vita a una vera e propria anagrafe dei rapporti finanziari. La raccolta dei dati serve ad individuare i soggetti più a rischio evasione fiscale, coloro che hanno uno stile di vita molto superiore al reddito dichiarato. L'Agenzia delle Entrate, infatti, incrocerà questi dati con le dichiarazioni dei redditi, al fine di smascherare possibili evasori. Se un contribuente, ad esempio, dichiara 20.000 euro l'anno, ma con la carta di credito fa acquisti nello stesso periodo per 30.000 euro, senza intaccare risparmio, senza avere entrate straordinarie, probabilmente finirà sotto accertamento e dovrà giustificare l'apparente incongruenza. E proprio il fisco è al centro di una mobilitazione lanciata oggi dalla CISL per ridisegnare più equamente il sistema delle tasse. Vogliamo ottenere una cosa molto semplice, 1.000 euro di meno di peso del fisco sino a un reddito di 40.000 euro lordi, per tutti, per il lavoro dipendente, per gli autonomi, per i pensionati, per gli incapienti. L'idea è una legge di iniziativa popolare che prevede tra l'altro l'abolizione delle imposte sulla prima casa da finanziare anche con una tassa patrimoniale per chi, esclusa l'abitazione principale e i titoli di Stato, ha beni di importo superiore a 500.000 euro.